Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale, io sono Sinforia e oggi siamo alla seconda puntata della riscoperta di The Sims 3. Nel frattempo io con il touchpad sempre clicco le cose senza volerlo, quindi annullo tutto e torniamo all'inizio. Allora, nell'altra puntata abbiamo ricreato i personaggi di The Sims 3. Noi li useremo per andare a vedere come funzionava questo capitolo della saga. Lui è Pierina? No. E lei è Pierina. Allora aspettate. Allora che devo andare a modificare qua. Come si modifica? Bene, il primo dilemma della puntata. Dunque, vediamo un po'. Esercita di sistemati con cambia aspetto. Sarà questo? Andiamo a vedere se lui può tornare ad essere Paolino e non Pierina. Mamma mia ragazzi, che danni che ho fatto con quel cas. Allora, ce la farà modificare? No. Che devo fare? Allora, condividi il sim? No. Salva il sim? No. Ragazzi, c'è un problema serio. Qua? No. Capelli e trucco. Ma non possiamo modificare il nome. Ma ragazzi, non stiamo scherzando. Lui è Pierina. Ok, rimani Pierina per il momento. Sono sicuro che c'è un chiudi. Sono sicuro che c'è un modo per darti il nome giusto. Maschio, almeno. Allora, va bene, Pierina. Devo creare una storia su questa Pierina. Allora, innanzitutto qua cominciamo a vedere come funziona. Forma un gruppo speciale, abile a baciare, amichevole e atletico. Ok, quindi avevamo le interazioni divise anche per le nostre caratteristiche che abbiamo scelto nel CAS. Andiamo a vedere se anche con lei mi dà speciale. Questa cosa, ad esempio, proprio non me la ricordavo. Sì, c'era. Allora, amichevole, chiacchiera. Facciamoli conoscere un po' di più e poi li facciamo subito mettere insieme. Fai una faccia buffa. Certo, ragazzi. Pierina ha appreso che Pierina è carismatica. Ma ragazzi, non può andare avanti così. E perfido no, buffo, racconta una storia buffa. Qui abbiamo i bisogni, quindi ritogliamo di nuovo le mura, ok. Divertimento, energia, qua manca un televisore. Ecco, una cosa che non sopporto delle case preimpostate di The Sims, ma questo anche nel 4 ho visto, che fanno il salottino senza televisore, quando è essenziale per farli svagare un pochino. Non c'è uno stereo, insomma la casa è un pochino vuota. Va fatta, va allestita. Ok, una cosa che voglio fare, vedete, se noi ci allontaniamo praticamente, noi possiamo andare ovunque, poi cliccando sulla lente di ingrandimento con il meno ci fa vedere la città e noi ci possiamo spostare dove vogliamo, tipo vogliamo andare al cinema, no questo è il teatro, vogliamo andare in piscina, centro balneare, va bene, quindi visita il centro balneare. Oppure visita il centro balneare piccolo squalo con, formiamo il gruppo con Pierina, va bene con lui, torniamo da loro e vediamo che praticamente loro si muoveranno senza schermata di caricamento. Questa qui era una cosa troppo bella. Ora mi pare che devono chiamare un taxi, non mi ricordo, sì esatto, e noi continuiamo a seguire il taxi, vedete, anche se ci allontaniamo. E torniamo alla mappa, vediamo l'iconcina loro del taxi che si muove e va verso la piscina. Quindi torniamo su di lei, ecco qua, perfetto. Quindi nuota, andiamo anche con lui, nuota. Pierina Antichi sente che è ora di fare un tuffo e sta visitando la piscina pubblica. Non dimenticherà la rinfrescante sensazione dell'acqua. Condividi il ricordo, beh, questo era per condividerlo sui social se non ricordo male. Ok, e qua dovrebbero sbloccarsi altre interazioni tipo gara di apnea e spruzza.
e noi le facciamo tutte e due. Vediamo chi vince. Vince Paolino, quello che era Paolino. Voglio capire bene questo condividi il ricordo, perché visita la piscina pubblica qualche ora fa, quando fa caldo è molto rinfrescante. Se io faccio ok, vuoi davvero condividere il ricordo? Seleziona no grazie, lo lascerai nel tuo album dei ritagli. Se io metto sì, accesso ai membri di Sims 3, quindi questo qua sì, era per una cosa dei social che io adesso non ho impostato perché non mi interessa. Anche perché nel 3 rispetto al 4 c'erano degli oggetti che potevi comprare tramite il The Sims Store, ma a pagamento. Quindi pagavi proprio soldi veri, non simoleon. Ok, vediamo un po' come qua che si poteva fare. Fai un pisolino, rilassati. Secondo me non mi ha installato le espansioni. Ho questa impressione qua. Mi è venuto il dubbio già quando non mi ha fatto scegliere vestiti estivi o invernali, ma io non so se è per via, se perché proprio non c'erano, ma mi pare di sì comunque, se ricordo bene. Qua c'è una stella, grande grigliata di quartiere. Un'altra cosa bellissima è che, essendo open world, quando c'era qualche evento compariva una stellina che ti diceva, tipo se in questo caso la grigliata, quindi c'è un evento sociale, oppure se dovevi andare al lavoro, nelle carriere attive ti indicava dove c'erano i luoghi del lavoro, dove recarsi. E quindi se noi clicchiamo sulla stella, visita il parco centrale, visita il parco centrale con, e andiamo sempre insieme a lui. Ragazzi, che vi devo dire, già rigiocandoci un pochino, veramente i primi minuti, sono 9 minuti insomma che sto giocando con loro, e è un'esperienza totalmente diversa al 4, perché rispetto al 4 è molto più immersiva. Su questo non c'è ombra di dubbio. Ecco, poi mi diceva che c'era una grigliata, ma non c'è nessuno praticamente. Vedete griglie da qualche parte? Andiamo a cercare, a parte la scacchistica, qui c'è un piccolo bagno. No, mi sa proprio che non mi ha messo le espansioni, poi le metterò. Un'altra cosa buona, che apprezzo molto i The Sims 3, è che ogni volta che si avvia il gioco tu puoi decidere con quali espansioni giocare, cioè ogni qualvolta tu puoi togliere e mettere espansioni, anche perché ti dice all'inizio del gioco nel menu principale che, essendo molto pesante The Sims 3, è consigliabile mettere soltanto 2 pacchetti per volta, quindi non tutte le espansioni insieme. Con la fontana si può fare qualcosa? Siediti. Vediamo se possono parlare mentre giocano. Sì. Pare di sì. Spettegola. Impara a conoscere e poi forma un gruppo. Pare di sì, ma forse no. Forse possono fare soltanto una cosa alla volta. Quindi se così fosse, ragazzi, 10 punti in più per The Sims 4. Non è che l'idea di stare insieme a te mi entusiasmi. Prima dovremmo socializzare un po' di più. Ah, va bene. Allora, facciamo così. Mettiti qua seduta anche tu. Siediti. No. Torna qua. Siediti anche tu. Dove stai andando? Dove che stava andando? A giocare a scacchi? No, non riesco a farli sedere insieme. Se clicco su di lui, quindi va in palestra, va in piscina, cambia abito, telefono cellulare, e qua puoi fare un sacco di cose. Allora, no, facciamo così ragazzi, tornate a casa e poi da lì vi sistemo un pochino i bisogni e continuiamo a socializzare, perché dobbiamo andare avanti ragazzi. Facciamo una cosa velocissima con The Sims 3, laddove posso ovviamente. Ok, allora, tu vai subito al bagno, quindi usa. Poi tu cucina senza mandare a fuoco. Allora, servi la cena, insalata d'autunno. Nel frattempo tu, questo cos'è? Ah, c'è il telefono a casa. C'è il telefono a casa, in The Sims 4 non c'è più.
Disattiva comunque la suoneria del telefono, se no ci rompe le scatole. Ah, qua invece avevamo i desideri, quelli che ora sono i desideri, no? Quindi lei vuole stringere amicizia, lei, sì, stringere amicizia. Ma quale sono, scusate? Le 21:37 e tu già vai a dormire, ma no, vieni qua. Amichevole, ragazzi, dovete parlare, cioè io vi devo far mettere insieme. No, non dormire. Esci. Esci dal letto? Dai. Ok, niente, non me la fa cliccare. Beh, diciamo che si svegliano in maniera più realistica, rispetto a The Sims 4, che si stirano e sono un po' distrutti dalla vita. Allora, amichevole, chiacchiera, amichevole, chiedi la giornata, amichevole, chiedi di ripulire, no, 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 no. Esalta la nuova casa, chiedi di ripulire, no? Amichevole, impara a conoscere. Pierina è amichevole, quindi riuscirà molto facilmente a stringere nuove amicizie. Paulina intende Pierina Paolino sarebbe. Posta il puntatore sopra un tratto a tua scelta nel pannello della simologia per scoprire altri vantaggi. Vabbè, questo è lo stesso procedimento del 4. E spettegola. Chiedi al sim se ha dormito bene. C'è un'interazione che nel 4 non c'è. E quindi la facciamo. Lamentati dei piatti sporchi, ma anche no, perché è tutto pulito. Impara a conoscere, almeno penso che è tutto pulito. Vieni qua, sì, lì è pulito. Ah, vabbè, non è che è sporco, è che è rimasto fuori. Ok. Ah, ho sentito che Booster Clavel ha avuto atteggiamenti bruschi con Bew Andrews. Attenzione, racconta una barzelletta. L'amicizia cresce. Però, allora, romantico c'è, vediamo, abbracciamo ugualmente, chiedi il segno zodiacale, questo lo possiamo fare, complimenta per l'aspetto, possiamo farlo, complimenta la personalità, possiamo farlo, non penso che ci verrà in meno. Ok, ragazzi, sta andando bene, sta andando bene, quindi, dormi. Che cos'era? E dormi. Qua c'è la bambina che porta i giornali. Allora, lui anche si è svegliato. Dunque, questo qua ricicla. Questo, lavori e professioni, cerca un lavoro. Vediamo un po'. Quindi mi dice però, trova una professione. Quindi vuol dire che Ambition me l'ha installato. Allora, sport professionistico. Quindi prenderemo 13 simoleon all'ora dalle 15 alle 21. Se no, medico. 22 simoleon all'ora e scienza 44 simoleon, militare 40 simoleon e sport professionistico. Vabbè, facciamogli fare questo perché lui l'abbiamo fatto atletico e quindi accetta la carriera, quindi lavorerà dalle 3 alle 21. Accetta la carriera. Perfetto. Paolino Antichi ha iniziato la carriera a sport professionistico, ricorderà sempre, vabbè, questa è la cosa dei ricordi che secondo me la devo togliere. Allora, opzioni. Attiva i ricordi, disattiva le notifiche almeno. Ok. Paolino, dove l'hai messo il giornale? Ce l'hai tu? Sì, allora mettilo qua, così almeno lo può leggere anche lei. Lavori e professioni, voglio vedere professione che mi tira fuori. Allora, progettista architettonico, cacciatrice di fantasmi, vigile del fuoco. Ah, anche la stilista c'era e l'investigatrice, ma un sacco di cose. Ok, quindi erano 5 professioni che venivano aggiunte con l'espansione Ambition. Affari, eccolo qua. Perfetto, accetta la carriera, non ho visto quando andrà a lavorare, ma non fa niente. Lo vediamo da qua. Dalle 8 alle 14 e inizierà domani, ovviamente. Dai ragazzi, però arriviamo al dunque, eh? Romantico, stringi, massaggia e poi bacia. Vediamo come va.
Fonduga. Gams and Sidene. Zuwabdu. Subtle. Se ricordo bene, quando c'era questa musichetta, significava che lei era rimasta incinta. Mi pare di sì. Non può fare il test di gravidanza, ok. Ah, ok, vedete? Che cosa ho riscoperto? Che bisognava cliccarci sopra per registrarle e quindi poi te le metteva sotto, altrimenti cambiavano ogni volta, quindi tutto quello che ha fatto lei per il momento non è cambiato niente. Comprare un oggetto, l'asciugatrice, per il momento aspettiamo. Organizza una festa, possiamo farlo, mentre con il destro cancellavi il desiderio. Ok, ora ricordo. Ok, che sta succedendo qua, ragazzi? Che sta succedendo, ragazzuoli? Ragazzi, per questa puntata ce l'abbiamo fatta a farli mettere insieme e a fargli fare fighi fighi e provare ad avere un figlio. Non mi ricordo come si fa ad avere la certezza che lei sia incinta, perché non può fare il test di gravidanza, però ricordo che forse quella musichetta finale, dopo il fighi fighi, stava a significare che se la sentivi vuol dire che lei era incinta, altrimenti non era rimasta incinta. Mi pare di ricordare così, magari ricordo male. Ci vediamo comunque per la prossima puntata, ricordatevi di mettere il mi piace se vi è piaciuto questo episodio e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto per rimanere aggiornati sui prossimi video. Ciao ragazzi, grazie!